Che questo è un piano liscio, non c'è frito. Qua c'è un cilindro ben lubrificato, qua c'è un filo ideale che passa e scivola senza trito qua sul cilindro. E io avessi un tavolo liscio e avessi un treno con tanti vagoni collegati con fili ideali e il primo vagone fosse trainato con una forza F0, questo è il vagone 1, 2, 3, 4, 5, e io vi chiedo qual è la tensione del filo qua, qual è la tensione del filo qua, qua, qua. Se vi chiedo qual è la tensione qui, 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 dovreste saperlo. Subito. Ok? Senza fare conti. Perché avete fatto i conti e le avete capite e le avete incamerate nel vostro nuovo intuito di fisica. La tensione qui è la tensione in questo punto, chiamiamolo A, B, C, D, i segmenti, il primo segmento, la stamattina, la giornata per fortuna, la tensione A, cos'è? Non è F0, ma è una frazione di F0. È una parte di F0. Qual è la frazione? Quindi se io scrivo qua F0, cosa devo scrivere qui? Devo scrivere devo pensare a questa sezione e guardare tutti i blocchi che sono a sinistra, che sono a valle di questa sezione, a valle se volete del filo A. E devo chiedermi qual è la frazione della massa che è a valle del filo A rispetto alla massa totale. Quella è la risposta. Verificate, fate i conti. Quindi in questo caso sarebbe M2 più M3 più M4 più M5 diviso la massa totale. Quindi M2 più M3 più M4 più M5 diviso la massa totale e vabbè, lo scriviamo una sola volta. La massa totale, questa qua la chiamo la massa totale, M maiuscolo, F0. Qual è la tensione qui? Sarà l'ultimo che scrivo. È F0 che moltiplica un numero che è inferiore a 1, una frazione. E il numero è la frazione di massa del treno che è a sinistra di quella del filo B. Quindi in questo caso è M3 più M4 più M5, quindi M3 più M4 più M5 diviso la massa totale. Tensione qua, tensione qua. Qual è la tensione qua? Qual è la tensione qua? Qual è la tensione qua? Siate pronti a rispondere, e non solo rispondere, a dimostrarlo, perché ovviamente io non voglio che le persone si limitino a imparare più o meno le cose a memoria, ma cosa succede quando ormai, visto che l'accelerazione sarà questo verso il basso e questo verso la destra, a un certo momento la 2 verrà portato oltre, quindi immaginate di avere la 2 qui e la 1 qui e qua la 3, la 4 e facciamo anche la 5, così è analogo a quello, dovete vedere le analogie e anche le differenze. Cosa succede quando anche il 3 è oltre, quando anche il 4 è oltre, quando anche il 5? In questo specifico esercizio, ovviamente, ignoriamo un attimo il problema di questa specie di ovvio che la 2 arriva e inciamperà su quella cosa, ma io voglio, modificarlo in modo che sia
che sia, non so, il cilindro è qui, oppure questo è arrotondato, diciamo così, che è arrotondato, quindi il filo sta facendo così, e eccetera. Cosa succederà? Che quando la 1 è oltre, trascinerà verso il burrone gli altri, ma quando il 2 cade, la situazione del 3, 4, 5 diventa un po' più grave, non vi pare? L'accelerazione aumenta. E quando anche il 3 è oltre, l'accelerazione aumenterà, e quando il 4 è oltre, aumenterà, e quando anche il 5 è oltre, vanno giù tra il G. Ok? Allora voglio fare questo esercizio. Questo è il nostro solito tavolo, piano con un burrone, e qua avete un filo ideale. Tutto è liscio qua, eh? Tutto è liscio. Quindi è un filo non ideale, scusate, un filo reale omogeneo. Quindi questo è un filo omogeneo. Quindi ha una certa massa, non è più di massa trascurabile, però è inestensibile, questo sì. E ovviamente voglio che ci sia un tratto che è oltre il precipizio. Quindi misuriamo, che so, questo la chiameremo l'asse X, questo è X uguale a 0, e questo qua è l'estremo, e dove si trova l'estremo, chiamiamo X. È ovvio che basta che ci sia un pezzettino oltre il bordo, basta che ci sia un pezzettino oltre il bordo, che ci sarà un'accelerazione, non vi pare? Nella misura in cui questo è oltre il precipizio, ci sarà un'accelerazione. Quindi questo punto qui, se qua è liscio, se è tutto liscio, questo punto qui, l'estremo del filo, comincerà a scendere con una certa accelerazione, quindi sarà funzione del tempo. Voglio l'equazione del moto, voglio l'equazione del moto, e immaginando che la posizione iniziale sia questa, quindi t uguale a 0, questo qua, questo sia la posizione iniziale dell'estremo, cioè che avete una certa quantità del filo oltre il precipizio. La lunghezza complessiva del filo è L, la lunghezza complessiva del filo è L, d'accordo? Quindi la quantità di filo che è sopra il precipizio, in un dato istante, la chiamate L meno X, in questo caso L meno X0, ma più il filo scenderà, la quantità di filo che è sopra sta diminuendo, no? Quindi qual è l'equazione del moto? Cosa scriviamo qua? Scriviamo che l'accelerazione è uguale alla frazione di massa che è oltre il precipizio. Quindi se lui è la quantità di massa oltre il precipizio, allora l'accelerazione è semplicemente questo. Quindi scriviamo massa totale per g. Scriverò la stessa cosa qui. Quindi l'accelerazione è uguale a g moltiplicato per la frazione di massa che è oltre il precipizio. Qual è la quantità di massa contro il precipizio? È questa quantità qua. Quindi il filo è omogeneo, immaginate che viene descritto da una densità lineare lambda. Quindi la quantità di massa che è oltre il precipizio è lambda per x in un dato istante. Quindi il filo è sceso, quindi questo è l'inizio. Questo fotogramma è l'inizio, la posizione è qua, e il filo è fermo. In un successivo istante, il filo è sceso ulteriormente oltre il bordo, quindi questo era x, questo era la x0, la posizione iniziale, questo era x uguale a 0, e lui si trova qua, ha una certa quota, e quella quota sta cambiando nel tempo, cioè dove si trova l'estremo sta cambiando nel tempo, era partito da qua, e comincia a scivolare, va bene? L'equazione del moto è questo, quindi scriviamo anche x due punti là invece di accelerazione. Diviso, questa è la frazione di massa, quindi la massa totale ovviamente è lambda per la lunghezza del filo. Vedete che lambda c'è nel numeratore e c'è anche nel denominatore, e quindi in realtà l'equazione è questa: x due punti uguale g diviso L x. E uno dice, ah, questa è un'equazione, sì, certamente è un'equazione del secondo ordine, è lineare ed è anche omogenea. Quali sono le soluzioni? Lo scrivo senza commentarlo, dovreste essere in grado di farlo. L'equazione algebrica associata a questa, cos'è? Questa è una derivata seconda, quindi scrivo alfa al quadrato uguale g diviso L.
questa è l'equazione algebrica associata a questa equazione differenziale, che è un'equazione differenziale del secondo ordine omogenea. Ma non è un oscillatore armonico. Perché? Guardatela. Che il filo fa neanche. Quindi la alfa, questa è l'equazione differenziale scritta in questo modo, lo riscrivo, questa è l'equazione algebrica associata, quindi so che la soluzione sarà di tipo x di t sarà di tipo a e alla alfa t, quindi questa è la soluzione di prova, questa qua è la soluzione di prova, la metto qui e questo mi genera questa. Deduco che per essere una funzione, per avere una soluzione di questo tipo, la alfa deve avere, deve essere la soluzione di questa equazione, di questa equazione algebrica. Quindi deduco che alfa, ce ne sono ben due, e alfa sono la più o meno la radice quadrata di g diviso l, perché questo è un numero positivo e non ho problemi, non ho bisogno di numeri immaginari. Alfa è un numero reale, ce ne sono due, uno col segno più, uno col segno meno. Quindi la mia soluzione generale, la scrivo qua perché non voglio scrivere in basso, visto che ho due alfe, la mia soluzione generale sarà una somma, una combinazione lineare di soluzioni del col segno più e una soluzione del col segno meno. Quindi la soluzione generale è una cosa del genere, è A con E alla più radice di G diviso L, quindi più radice di g diviso l t più b è alla meno radice di g diviso l t. Questa è la soluzione generale. È una combinazione lineare delle soluzioni col segno più, cioè b, di una soluzione di prova di questo tipo. È una soluzione di questo tipo. Genere, soluzione di questo tipo, la soluzione generale è la somma, è la combinazione di lineari di questi qua, va bene? Questa è la soluzione generale. Qual è la soluzione del nostro esercizio? Qual è il nostro esercizio? Il nostro esercizio è che il filo parte con un estremo oltre il precipizio, parte da fermo. Quindi dobbiamo interpretare A e B. Cosa sono A e B? Allora, qual è x per t uguale a 0? Quello che chiameremo x0, cos'è? Quando t uguale a 0 questo vale 1, quando t uguale a 0 questo vale 1. Quindi x0, la posizione iniziale, è la somma di a più b. Qual è la velocità? La velocità x punto è la derivata di questo, quindi dovete fare la derivata, teorema della derivazione delle funzioni composte, ovviamente viene fuori g diviso l, a è alla radice di g diviso lt più radice di g diviso l, anzi c'è un segno meno qua, ab è alla meno radice di g diviso lt. Quindi qual è la velocità iniziale? Scriviamo, non so, v0. V0 è il valore di x punto quando t uguale a 0, questa è la velocità iniziale. Quando t uguale a 0 questo vale 1, quando t uguale a 0 questo vale 1, e quindi vedete che ho, se volete questo può anche essere scritto in maniera più snella, okay. E quindi ho radice di g diviso l, la velocità iniziale. Ah, manca la A e la B qua, A e B. Se siete seduti vicino a uno che vi sbiglia, dategli una gomitata. Mi dà fastidio, ragazzi. C'è un motivo per cui parlate? Sapete già, devo fermarmi qua, lo do per dato? Dai, mi dà molto fastidio, è possibile che non lo capiate?
quando tiro uguale a 0, questo vale 1, questo vale 1 e quindi ho la radice di a meno b. Questa è l'interpretazione di a e b. Hanno un senso cinematico queste a, questo a e b. Nel nostro esercizio cosa abbiamo? Nel nostro esercizio parte da fermo nella posizione iniziale x0, ok? Parte da fermo, cosa vuol dire? Partire da fermo implica che b è uguale ad a, non vi pare? Perché dire che questo è uguale a 0, questo è uguale a 0 quando a è uguale a b o b è uguale a a. Quindi l'implicazione che parte da fermo è che b deve essere uguale ad a. E quindi vedete che se b è uguale ad a, se b è uguale ad a, allora la nostra x0 è uguale a 2a. Quindi la soluzione per il nostro esercizio, dove l'estremo inizialmente, l'estremo libero è a x0 oltre il precipizio e parte da fermo, è questo qui. Quindi avete come potrei scrivere? Qua avrei questo qua, facciamo così, che a è uguale a x0 diviso 2 e ovviamente b è uguale a x0 diviso 2. Quindi la nostra soluzione è che ho x0 uguale a, facciamo così, che ho x0 diviso x0, no, lo scrivo qua giù, è inutile che scrivo. Quindi vedete, ho x0 diviso 2 qua, x0 diviso 2 metto in evidenza, quindi ho x0 per e alla g diviso l radice di t più e alla meno g diviso l t tutto diviso 2. Qualcuno sa come si chiama questo oggetto, questa funzione che è qua sotto la parentesi che sto faticosamente cercando di disegnare? Qualcuno l'ha mai visto? Qualcuno ha mai visto questa funzione qua? C'è qualcuno? L'anno scorso c'era uno che lo sapeva. Come si chiama questa funzione? Cosine iperbolico. Questa è la nostra soluzione. Cosh. C'è il coseno e c'è che il cos e c'è il cosh. Il coseno è questo, quindi questo è il coseno iperbolico di x e il coseno di x cos'è? Qualcuno se la sente di scrivere una formula che è analoga a questa? Infatti io ricordo questa e poi questo, sono molto simili. Dovresti saperlo perché abbiamo parlato di Euler non so quante volte. E alla ix più e alla meno ix diviso 2. Le formule sono molto simili, non vi pare? Perché questa qua è alla ix è uguale per il teorema di Euler. Ups. Ok? Quindi se io faccio più o meno, quindi se io faccio e alla ix più e alla meno ix, sto facendo coseno di x più il seno di x più coseno di x meno il seno di x, e vedete che no? Che questo ammazza questo e avete e avete che questo più questo è uguale a 2 cos x, e quindi cos x uguale, ok? Quindi io ricordo questa formula perché so questa è sotto la mia pelle, questa qua la riconosco. Che aspetto ha questo cosh? Sapresti disegnarlo? Guardate come è fatto, lo lascio a voi fare il disegno, devo fare tutto io. Questo è un esponenziale che cresce, questo è l'esponenziale decrescente e fate la somma e divide per 2.
Fate il grafico di x più y del zero, di x più y del t. Ovviamente questo è vero finché c'è ancora un pezzo di corda qua su. Poi quando questo pezzo di corda va oltre il lato, che succede? Pensateci, svolgete questo esercizio fino in fondo, calcolate la velocità, calcolate l'accelerazione, fate la derivata di questo per la velocità, la derivata di questo per l'accelerazione e convincetevi di cosa succede alla velocità, per esempio. Quando tutto il filo è al di là del bordo, cosa succede all'accelerazione? L'accelerazione sarà diversa da g finché c'è un pezzo di corda ancora qua su, ma una volta che tutta la corda è andata oltre, a deve diventare g, no? Cioè, la corda deve precipitare. Meditate su questo esercizio. Come vedete è un ripasso di un sacco di nozioni, non va visto come un esercizio isolato, va visto come un'opportunità per ripassare un sacco di cose. Qualcuno ha dato un'occhiata al sito Hyperphysics? Chi l'ha fatto? Una serva di mani. Vorrei che la telecamera inquadrasse l'aula. Ho chiesto, alzate le mani, chi ha guardato il sito? Una mano, due, tre, quattro. Vogliamo documentare questo enorme successo? Però almeno sono onesti, no? Hanno detto, devo tutti alzare la mano. Ma perché non l'avete guardato? Perché era in inglese? O volevate sfidare il mio giudizio? Probabilmente la seconda. Conosco i ragazzi, sono stato ragazzo anch'io. Meditate su questo esercizio. Un altro semplice esercizio che forse tante settimane fa ho fatto un'allusione a questo esercizio, ma facciamolo per bene, è così semplice. Immaginate che qua ci sia un disco, lo disegno un po' prospetticamente, ok? Immaginate che il disco in qualche modo, che l'asse di simmetria, l'asse che passi per il centro di massa di questo, sia un asse di simmetria, quindi il centro di massa è al centro geometrico, ok? Immaginate che questo disco, attenzione, non c'è la forza peso qua, siete nello spazio. Okay. Siete nello spazio, dentro il raggio, i motori spenti. Immaginate che questo disco, appunto questo è l'asse passante per il centro di disco, è un asse di simmetria, tanto per semplificare l'esercizio. E immaginate che rispetto a voi, voi siete qua dentro l'astronave, lo disegno rapidamente, tanto è l'astronave. E voi, rispetto a un sistema di riferimento solidale con l'astronave, che è un sistema di riferimento iniziale, questo oggetto è fermo, non sta facendo nulla, fermo nel senso più esteso della parola, il centro di massa non si muove e non c'è un moto attorno al centro di massa, quindi rispetto a voi questo punto rimane fermo e il disco non sta ruotando, è fermo nel senso esteso del termine, moto traslazionale, moto rotazionale. Sullo stesso asse coassiale a questo disco c'è un altro disco, eccolo qua. E anche questo disco qua, immaginate che l'asse, questo asse che condivide col primo disco, perché sono coassiali, passi per il centro anche del secondo disco. Quindi anche il secondo disco, se volete, è simmetrico e ha come asse simmetria proprio questa asse qua. Immaginate che questo disco, questo lo chiamiamo il disco 1 e questo lo chiamiamo il disco 2, immaginate che questo disco invece si sta muovendo. Rispetto a voi si intende, si sta muovendo il centro di massa e c'è un moto attorno al centro di massa e il moto del centro di massa è verso l'altro centro di massa, cioè questo centro di massa qua si sta muovendo con una certa velocità, disegno magari in grassetto, questo ha una certa velocità V0 e immaginate che questo disco abbia una velocità angolare, quindi come la disegno? Possiamo anche immaginare che la velocità angolare, che per noi è un vettore,
io come qual è la direzione del vettore, essenzialmente quello dato dal mio pollice quando associo alle mie dita la direzione di rotazione, ok? Quindi immaginiamo che so che questo sta girando così, quindi se volete la omega verso l'alto, tanto non ha molta importanza. Immaginate che questo disco stia ruotando attorno all'asse, ok? Quindi la velocità angolare è lungo l'asse, c'è il vettore velocità angolare lungo l'asse, può essere velocità, non ha importanza. Ok? Quindi lui ha una velocità angolare. Quindi indico con, facciamo così, che la velocità angolare di questo, che è un vettore, ma io lo scrivo solo, se volete, il modulo, lo scrivo così, omega 0. Cioè chiamo omega 0 la velocità angolare del primo disco e la velocità angolare attorno all'asse che condividono i due cilindri e V0 è la velocità di centro di massa. Adesso immaginate che questo disco qua abbia della colla, quindi ci sarà un urto, ci sarà una collisione, perché come vedete il centro di massa questo punta proprio verso questo disco. Quindi lui, l'astronauta che guarda la scena, l'osservatore, vede questo disco arrivare ad andare a sbattere contro questo. Questo sarà un urto completamente anelastico, cioè voglio che la colla a un certo momento, dopo un fenomeno complicato, perché inizialmente avete il disco che sta arrivando, che sta girando, e il disco, l'altro disco è fermo. Poi cominciano a entrare in contatto e c'è un moto relativo tra i due finché la colla lentamente riesce a far presa. E finito un intervallo sufficientemente lungo, immaginate che i due dischi siano incollati assieme. Quindi la fase di incollaggio è complicato, durerà nel tempo, ma dopo un po' immaginate che rimangono solidali e quindi non c'è più un moto relativo tra i due dischi. Quindi dopo l'urto avete il disco in cima che è seduto sopra il disco sotto e ruotano assieme come un corpo unico e traslano come un corpo unico, ok? Quindi questo corpo unico ormai, quindi dopo un intervallo di tempo, corpo unico e trasla. Con questo intendo dire che il nuovo centro di massa, che è il centro di massa del corpo unico, si sta muovendo con una certa velocità finale che non conosciamo e vogliamo determinare. Cancello questa linea qui. Io voglio determinare, mamma mia, io voglio determinare la velocità finale e sta anche ruotando, corpo unico, trasla e ruota, e sta anche ruotando con una velocità angolare unico, perché i due corpi sono ormai solidali, non c'è più moto relativo tra i due, e ruotano assieme. E chiamerò la velocità angolare finale, la chiamiamo, che so, omega f, quindi omega 0 o omega i, v0 oppure vi rappresenta la velocità iniziale di questo corpo. La velocità iniziale di questo è 0, omega 0 rappresenta la velocità angolare iniziale di lui, la velocità angolare iniziale di questo è 0, questo è fermo, ok, inizialmente fermo, quindi la 2 è il corpo è fermo maschile. È il corpo 1 che si stava muovendo nei due sensi, traslatorio e rotazionale. Finito l'urto, una volta che la colla è presa, questo corpo si muove, questi due corpi sono fusi assieme e si muovono come un corpo unico. Questo è un urto anelastico, ok? Voglio sapere cos'è la velocità finale e la velocità angolare finale. La velocità finale l'abbiamo già fatto, no? Quindi uno cosa fa? Considera questo un sistema. Considerano questo un sistema. Il sistema è isolato perché non ho rappresentato nessun altro corpo, non c'è un terzo corpo con cui questi stanno interagendo. Il sistema è isolato. Quindi io so che la quantità di moto del sistema è costante, non cambia. Cioè la quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto durante l'urto, è uguale alla quantità di moto dopo l'urto. Allora, prima dell'urto qual è la quantità di moto? Lungo questo asse qui, questo è l'asse lungo la quale, se volete, il centro di massa si sta muovendo, la quantità di moto lungo questo asse qui, lungo l'asse, è prima dell'urto è m1, chiamiamo questo il corpo 1, che avrà una certa massa,
m1, questo corpo avrà una certa massa m2, questo è molto semplice. Premere root, la quantità di moto è la massa del corpo 1 per la sua velocità. Il secondo corpo non contribuisce alla quantità di moto perché non si sta muovendo. Dopo l'urto, i due corpi sono solidali, quindi muovono con la stessa velocità, quindi avete m1 per la velocità vf più m1 alla stessa velocità. Chiaramente questi due possono essere messi in evidenza e quindi questo pezzo qua può essere in effetti scritto così, come la massa del corpo unico moltiplicato per vf. E questi sono uguali perché il sistema è isolato. E deducete subito che la velocità finale è una frazione della velocità iniziale. Ok? Quindi è la velocità iniziale moltiplicato per un numero che è inferiore a 1. Quindi è m1 diviso m1 più m2. Analogamente per il moto rotazionale, i passaggi e l'impostazione della formula è identica. Le formule avranno lo stesso aspetto, sono formalmente identiche. La fisica è diversa, che questa è la quantità di moto, invece adesso sto parlando del momento della quantità di moto, però formalmente hanno lo stesso aspetto. Quindi il momento della quantità di moto prima dell'urto cos'è? È solo lui che sta ruotando, ok? E il momento di quantità di moto è I per omega, d'accordo? E questo momento della quantità di moto lungo quale asse è? Lungo quest'asse! Quindi scriverò I1, il momento di quantità di moto del primo disco, perché lui avrà un momento di inerzia, questo disco ha un momento di inerzia rispetto all'asse attorno al quale sta ruotando. Quindi questo è il momento di inerzia del corpo 1 attorno all'asse appunto attorno al quale sta avendo la rotazione per omega 1. Questo è il momento della quantità di moto del disco 1 prima del ruoto. Il secondo disco non contribuisce al momento della quantità di moto del sistema perché è fermo. Quindi fatemi declamare la legge, perché l'ho fatto con la quantità di moto, devo declamarlo per il momento di quantità di moto. Il sistema è isolato, non ci sono momenti torcenti esterni, quindi il momento della quantità di moto è conservato. Quindi il momento della quantità di moto prima dell'urto è uguale al momento della quantità di moto durante l'urto, è uguale al momento della quantità di moto dopo l'urto. Perché? Perché non ci sono momenti esterni. Perché? Perché il sistema è isolato. Non c'è altro, non ho menzionato altro. Quindi il momento della quantità di moto prima dell'urto è dato solo dal contributo del primo corpo. Dopo l'urto, i due corpi stanno ruotando assieme, ormai la colla è presa, i due corpi si comportano come un corpo unico. Quindi avrò la stessa formula, formalmente è scritto allo stesso modo, I1 più I2 per la velocità angolare comune, che abbiamo chiamato così. Vedete, l'analogia è pazzesca. Una volta che uno capisce un esercizio, un aspetto dell'esercizio, l'altro aspetto è molto simile. Sono il sistema isolato, quindi sono uguali. Quindi di nuovo, e questo è il passaggio delicato, e questo è il passaggio su cui vi interrogerò all'orale. Cosa si intende per sistema isolato? E vedete che i passaggi sono identici, quindi a vista questa forma può essere trascritta dove ho omega f è uguale al momento di inerzia iniziale diviso il momento di inerzia complessiva finale. Vedete, omega f è uguale a omega 0 moltiplicato per un numero minore di 1. Okay? E il numero minore di 1 è il rapporto tra il momento di inerzia prima dell'urto e il momento di inerzia dopo l'urto. Ok? Poi uno può dare ai dischi varie forme, no? Possono essere dischi omogenei, possono essere molto semplici. Come sarebbe un urto elastico? Questo è l'urto completamente anelastico, cioè rimangono appiccicati assieme, saldati assieme. Come sarebbe l'urto elastico? Come lo lascio a voi, ma è chiaro che le forme sono le stesse, no? Cioè c'è molta analogia tra l'urto elastico, cioè se questo è il disco e questo è l'altro disco, e immaginate che ci sia un urto elastico,
Allora immaginate, questo sia il corpo 1 e il corpo 2, che questo sia fermo. La parte la parte del moto del centro di massa è facile, l'abbiamo fatto, no? Quindi voi sapete che la velocità del corpo 1 dopo l'urto, quindi chiamiamo questo V0, e vabbè, ci sarà la omega 0, questo è V0, questo è fermo. V1 rappresenta la velocità dopo l'urto, quindi un urto elastico. Cosa vuol dire elastico? Che non si conserva solo l'energia cinetica di questo tipo, ma si conserva anche l'energia cinetica di questo tipo. D'accordo? Quindi fate prima questo esercizio, poi fate questo. Questo esercizio l'abbiamo già discusso, era l'urto tra due blocchi, no? E la velocità del corpo 1 dopo l'urto cos'era? Era m1 meno m2 diviso m1 più m2 per la velocità iniziale. Vi ricordate questa formula? Quale sarà la formula per quello che concerne l'omega f? La omega 1 dopo l'urto, questi sono dopo l'urto, dopo l'urto elastico. Quindi inizialmente questo è fermo e questo sta arrivando. Questo è prima. Prima. Questo è dopo. Avete il disco, il grande disco, che si sta muovendo con velocità V2 e ha una velocità angolare, la chiamiamo omega 2. E il piccolo disco avrà una velocità V1 e una velocità angolare omega 1. Urto elastico. Cosa sarà? Un po' di coraggio. Sarà I1 meno I2 diviso I1 più I2 omega 0. Verificatelo. Verificatelo. Vi sfido a farlo. Quindi un urto elastico dovete imporre, dovete guardare il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa. Sono due esercizi, ma entrambi elastici. Quindi nel primo dovete conservare un mezzo mv quadro, oltre che la quantità di moto, perché negli urti si conserva sempre la quantità di moto. Negli urti elastici si conserva anche l'energia cinetica. Quello è un esercizio. Cosa cazzo fa il centro di massa? Cosa fanno i due corpi? Corpo 1 e corpo 2. Cosa fa, che tipo di moto, il moto rotazionale avete se è un urto elastico? In tutti gli urti rotazionali, a patto che il sistema sia isolato, si conserva il momento e la qualità di moto. Ma in un urto elastico si conserva anche l'energia cinetica, che è di tipo un mezzo di omega quadro. Siccome mancano 10 minuti, magari ve lo imposto, così. Senza fare un nuovo esercizio, vi imposto questo. Quindi, conserve il momento faccio, sì o no? Se fate rumore deduco che non vi interessa. Lo imposto, sì o no? Questo è il momento della qualità di moto, prima dell'urto, perché il disco, uno dei dischi è fermi. Chiamo omega 0 la velocità angolare del disco 1 prima dell'urto. Dopo l'urto ho entrambi i dischi che si stanno ruotando. Ok? Perché? Perché il sistema è isolato, non ci sono momenti torcenti. Cosa si intende per sistema isolato nel caso di dischi che ruotano? Si intende non ci sono momenti torcenti. Questa è la conservazione del momento di qualità di moto. Poi c'è anche la conservazione dell'energia cinetica. Quindi che è un mezzo I1 omega 0 quadro, energia cinetica, l'energia di moto, di che tipo di moto? Rotazionale, energia di moto dopo l'urto,
uguale per ipotesi, urto elastico, contenuto matematico della seconda è questa. Poi cosa fate? Portate a sinistra tutto quello che riguarda il disco 1 e lasciate a destra tutto quello che riguarda il disco 2. E quindi avete I1 omega 0 meno omega 1, sto facendo la prima equazione, uguale I2 omega, 0, omega 2. Nella seconda faccio la stessa cosa. Questo è un prodotto notevole. Prendo queste due equazioni, chiamo questo la 1 e questo la 2 e faccio la 2 diviso la 1. Quindi vedete che questo ammazzerà questo, ovviamente la I1 ammazza questo ammazza questo e uno di questi ammazza questo. E quindi cos'ho? Omega 0 più omega 1 uguale ad omega 2. Ok? Questa è un'equazione che poi ricicliamo sbattendola qua. E se fate i passaggi che sono identici a quelli dell'urto tra due blocchi, identici, otterrete per l'appunto che la velocità angolare della 1 dopo l'urto è, come vi ho scritto, è I1 meno I2 diviso I1 più I2, che è la velocità angolare del corpo 1 prima dell'urto. E poi avete una formula che è I omega 2, che usate questa. Bene, fate i passaggi. Anzi, il mio consiglio, come vi ho consigliato tante volte, anche nell'esercizio, non so, del bastone che è colpito dal proiettile, avete l'esercizio completamente anelastico, avete l'esercizio elastico. Vi conviene farli su due facce di ripetere del vostro quaderno. Quindi quando studiate questi urti elastici, se questo è il vostro quaderno, fate questo dove avete questo che va a sbattere e fate questo dove avete il disco che va a sbattere su questo. Fate i due esercizi perché i passaggi sono assolutamente equivalenti. Facciamo una breve pausa.